cesso podcast, quel cesso podcast del cazzo. Ok, Marra, fai una stream senza il mio nome nel titolo. Ma mi ci avevate messo nel titolo? Che ci sono sempre periodi in cui il mio nome finisce sulla bocca di altri. Dovete accettare che esistono opinioni e argomentazioni tutt'altro che banali, diverse dalle vostre. Buongiorno, Lugno. Che un uomo entra in un caffè a Cagliari. Sai. Sì, Davide, se non ti stai zitto, metto la telecamera in casa e le mando in diretta. Cioè, loro dove vedono il trama, sono i primi che ci si buttano. Perché c'è proprio podcast, sono tra buccini che non hanno contenuto. Con il titolo, con emoticon di tristezza, tipo. Che cazzo di podcast è? Basta telefonare che chiudi il pizza e sono da lui. Arra, sei un caporale, sei una persona di merda e tieni me a lavorare, amico. Si chiama Fighting Commander. Non vi libererete mai di me. Cerbero Podcast. Vabbè, ma che cazzo devo dire? Io, a me dispiace, io li esorto a mettermi sempre medico. Si continua a dare da mangiare a tutti quanti! Se ti becchi gente come me, ti ci fai il sangue amaro. A me, almeno, almeno a me mi darebbe tanto fastidio. Simone, ficcati quella merda di lingua su per il buco del culo! Porco Dio! Simone fa un sorriso, mi fischia dietro e son bella, io sono pure contenta. Perché gli deve dare dell'assista ingiustificatamente? Perché gli deve dare dell'assista ingiustificatamente? Perché mi deve dare dell'assista ingiustificatamente? Perché mi deve dare dell'assista ingiustificatamente? Perché mi deve dare dell'assista ingiustificatamente? Chi lo sa cellulare? Sogni cavaliere! Allora, sono io! Allora, voglio vincere! Ok! Non vai a capire! Sono io! Ehi, ma te avrei preso i soldi, me ne sarei andato senza neanche giocarli. Siete degli antifascisti, peggio dei fascisti. Ma non rompere il cazzo a Victor! Vergognati, è capolalato quello che fai. Non fumare! Oh! Oh! Level up! Oh! 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 Oh, loro dicono tra Bravo di Marva. Oh, complimenti. Ma dai, Merlo. Oh, oh, dai, Merlo. Level up. Oh, complimenti. Amare, mamma mia, quanto sei bello. Non mi toccare lì, dai. Oddio mio, toccare, mi tocca il culetto. Oh, oh, ma dai, Merlo. Oddio mio, tocca il culetto. Ci vedono. Ma ci sto guardando, Merlo. Giorgia, sei un lupo, hai rotto il cazzo con questa pantomima. Flame è il CEO di questo canale. Si occupa del lato artistico, del lato intellettuale. E te, Simone? Te ti occupi della vergogna di quel canale. Io ce l'ho con Dario Moch. Vorresti brindare con noi? L'opportunità è davanti ai tuoi occhi e hai due scelte. Quella di passare alla prossima storia, come fa un branco di pecore che guarda le opportunità passare, oppure stare fermo e ascoltare. Io e Matt insieme brindiamo al successo del nostro nuovo programma Chiavi in Mano. E tra qualche giorno potresti esserci anche tu, seduto qui al tavolo con noi, a brindare. Ragazzi, avete sentito bene, cenerete con noi, ma non solo. La vera opportunità è che non sarà una cena qualunque, ma una cena tra soci, dove io e Fabrizio ti consegniamo la chiave per cambiare vita. Creeremo e lanceremo il tuo business online chiave in mano con divisione dei profitti. Ovviamente questa opportunità non è per tutti. Avere il privilegio di lavorare con me e sedere al mio tavolo è per pochi, i migliori. Come ho detto, puoi fare come le pecore oppure accedere al nostro canale Telegram e scoprire come diventare nostro socio. Cotta!
Aguerela! Ma che stai a fa? Ricordati che i squali stanno arrivando. Via il mio. Clochards e benvenuti in questa nuova trasmissione baldanzosa. Grazie per il follow, soldato. Tutti ormai già questo. Grazie il per il follow. Cuore di un soldato. Il cuore di uno stronzo. Il cuore di un soldato. Che poi c'ha pure una voce di merda. Oh. Non funziona un cazzo in questo mondo. Oggi abbiamo tutti i mic nuovi, drop, ragazzi, finalmente i cavi nuovi, cioè. E quindi abbiamo anche un simbolo nuovo. Ah, che bello! Guardate che bellezza che ci è stata donata dalla nostra amica. Vabbè, amica, diciamo, da poco, l'abbiamo conosciuta ieri. Grazie mille, Ziggy. Molto, molto, molto bello. Non male, e peraltro ci abbiamo finalmente il logo attaccato. Esatto, che non è alla attaccato scrivania. In realtà, cioè può diventare anche un frisbee. Okay. No, un ottimo frisbee. Non rompiamo i doni e diamo ragione a chi ce lo dice. C'è qualcuno che dice, io vi manderei qualcosa, ma poi voi lo rompete. Non è vero! Sai che mi ha scritto questo? Mister Dunque. Ray Jackson. Ed è un tutto dire, Ray posso Jackson dire? Mi ha scritto, l'altro giorno, che sarà ospite, se non sbaglio, martedì. No, ma qua? Settimana in rosa. Studio? Martedì. Ma davvero? Ah, Mister tu. Dunque in studio? Esatto. No! Perché non c'eri quando l'abbiamo annunciato. Oddio mio! È bellissimo! Dove cazzo è? Sì, ecco, avevo in mente di portare a Cerbero un disco, bla bla bla. Ah, la roba hip hop, ma chi tu me? Perché sono tipo l'anniversario dell'hip hop. E che dopo quello che avete detto, come trattate i regali dei fan, sono un po' indeciso sul portarlo o meno. Vabbè, ma è un disco che fa lui su PC in maniera bangladina, diciamo. Dei CD con le compilation, ma faccio una playlist Spotify e linkace la porca madonna, no? Ma è l'antica, no? È l'antica, sì. Occhio che però fa male, zio. Questo qua è un ceppo di legno, eh. Questo fa male, zio. Occhio che fa male. Io te dico, Marco. No! Marco, vieni con l'armatura. Vieni con l'armatura, Marco lì. Che questa massimo 10 live con Simone ti finisce tirata addosso. No, mi devo vestire. Qual è la tecnica? Secondo me non dobbiamo dire a Simone che non è incollata. No, ecco. Sì, è vero, proviamoci. Se no vengo con l'armatura per orsi, tipo. Ah, aspetta, ma c'è un regalo pure per Marco. Davvero, che bello. Sì, allora Marco. No, mi suona male, già c'è quel ghigno. Davide non lo sapeva. C'è un regalo per te, Marco. Ho acquistato questa. Che puzza, te scuri. No, la ciao, cosa bella, Ivanone, non è un placement. Ciao Ivan, grande Ivan. Un saluto a Ivan Grieco. Questa qua, Marco, te lo dico prima per non farti irritare, è una nuova versione che non puzza, non è un placement, infatti non dirò la marca. Non puzza, puzza però. Dai, ieri in macchina. No, vabbè, ma non è vero, dai, l'ho fumata pure in macchina da Ivan, l'ho usato come te stesso, che lui dà fastidio e mi fa no, sì, non so se non è che se nuova cambia, le regole sono solo sigarette elettroniche. No, però facciamo così, Marco. Ma non che se sentirai. No, ma ti posso usare come cavia. Se sentirai un malodore, riferiscimelo. E te non cambierà nulla. No, tu riferiscimelo, poi vedremo se cambierà qualcosa. Però vabbè, dai, sì. La io sto accendendo, ecco. Già sento la puzza. Ma non è vero. No, indipendentemente da me. Ho fatto ridere del dovuto, sto rutto, non so perché. Indipendente da me, se puzzonisce proprio il tetto di sto coso. Qua è tutto un tessuto impuzzolente. No, prego, tu provi. Quando inizia, tanto dura 5 minuti, quindi alle 21:16 capiremo la verità. Va bene. Ecco, ha vibrato inizio. Vai. Sì, ma non è che in faccia per forza, vabbè, cioè, non è che è necessario, diciamo. Vabbè, però mi spieghi un attimo. Manda. Un po' c'è, sì. Cioè, se questa cosa che le simili Aigos se vanno fumare al chiuso. No, puzza molto di scureggia. È proprio. Anzi, te lo sto di. Sei te che non te ne rendi conto. Scureggetta. Non puzza, la gente non si accorge che puzzano di scureggia. Perché dopo un po'. Tutti. Ma certo, perché dopo un po'. Ovviamente, mo sentiamo se inquina l'ambiente. Dopo un po', ovviamente ti abitui. Sentirlo, è come quando ti puzzano le asce. Ma non lo sai, è nuova. È uscita giovedì questa. Non lo sai, è un senti modello questa, nuovo. Questa invece. Quella profuma. Senti che questa profuma. Senti profuma, che aroma. Watermelon. Questa è accettabilissima. Grazie, Anthony.
Di Francesco, grandissimo. Grande, numero uno assoluto. Anthony Mowe, grazie. Sì, esatto. No! Mannaggia, si è rotta. Ai. Fatte una bella marborona, vecchia maniera. Grazie, Jentos. No! Vabbè. E così morì il zio. Oddio mio! Adesso filtro. Prova senza filtro. Non voglio provare. No, ma per curiosità, provo, per curiosità. No, non la provo l'Aigo senza filtro. Ma per curiosità. Morto, cioè, cosa sta succedendo? Grazie, Trealdo. Cioè, penso che sia proprio un cancro speedrun, veramente, peggio dei ban del Zeb 89. Beh, niente, Marco, non possiamo fare il test. Mi dispiace. La gente sta rincoglionita. Ah, regà, siamo tornati in live. Comunque c'è Marco Chitano, tutto bello tiltato. Questo sono io. Ciao, ragazzi. Ci vediamo su Twitch, siamo già in live. Bella, no, tossico. Sono stato più tiltato di così, Eh? Sono stato più tiltato di così, dai. Oggi sono sì, stato sì, tranquillo. No, no, vabbè, ci posso. Dio mio. E allora, che cazzo stavo dicendo, ragazzi? Voi come state? Noi molto bene, devo dire, ci siamo divertiti. Ma molto. Come è andata? È andata benissimo. E poi, insomma, abbiamo fatto anche la conoscenza di molte persone. Bella serata. Vabbè, noi ci troviamo sempre bene con Darione. Insomma. Sì, sì, quello sì. Topolino si è trasferito meno bene. Topolino è stato un po' percosso. Abusato, devo dire. È molto piaciuta quella parte. È stato abusato anche di notte. E poi nessuno ha mai usato. Da quando si è trasferito dal Giappone a casa di Dario, è la primissima volta. Sì, che a parte il Masella, che ogni tanto qualcosa. Dici che fa durante la notte il Masella? Palese. Ce lo vedo con Topolino, sai. Detto questo, ragazzi, la Ubisoft ha fatto uscire, chiamiamolo teaser, chiamiamolo post semplicemente, meraviglioso, grazie Iba, la nuova season di Rainbow Six Siege è finalmente live. Guardate come hanno promosso. Ci vediamo in game. Quello originale Ubisoft. Ma che cazzo? Sì, è il profilo vero. Che taglio. Guarda che roba, sì. Ma che cazzo? Lupus è stato martedì, rincoglionito. Mamma mia, regà, che vergogna. Oh, dovete seguire i social, porca madonna! Incredibile, ragazzi, mettiamo siete vergognosi. Adesso intanto voglio grazie farvi per questa i sub, domanda. Grazie. Quando è il prossimo Cerbero Party? Mo voglio vedere qualcuno che scrive non lo so. Lo sapete o no? Porco, lo sapete o no? Il frisbee, ve tiro. No, no. La signora Ceppo, ninja di vento. A maggio. 14 Mannaggia gennaio, la miseria, stavo... Largo Venue, Roma. Ma entra o non entra? Lo dobbiamo ripetere? Entra! Piccolo entra indizio? Entra o non entra? Non voglio di altro, no, non voglio diciamo di altro. Piccolo indizio, ma non diciamo nulla. Non penso proprio. Vabbè, comunque domenica 14 gennaio, ovviamente Largo Venue, Roma, si ritorna al miglior party della galassia. Carichi a pallettoni, ragazzi. Dai, tra poco, ovviamente. Tropperemo i biglietti e stiamo facendo le ultime robette. Regà, comunque io sarò felicissimo perché durante questo Cerbero Party conoscerò una persona che ultimamente sto stimando tantissimo. Non dico, già stiamo dicendo troppo. Vabbè, quella ragazza che ti manda parecchi. Ma tanto piedini. Già avete capito, chi doveva capire ha capito, chi non ha capito significa che dovrà conoscere ancora qualcuno che fa molto ridere. Esatto. Devo dire che oggi c'è stata una ragazza a proposito di piedini molto carina che mi ha scritto: vuoi vedere i miei piedini raw? Cioè è partita già con questo presupposto. Brava, bravissima. Poi mi ha mandato anche la versione smalto, però ho detto no, rimaniamo in quella originale. Tu per raw intendi senza smalto? Eppure a me non mi piace tanto lo smalto, devo dire. A me dipende, ma così. Sì. Grazie Cristian. O Cristina, mani che Cristina, piedi Cristina. Piace lo smalto. Sembrano mani, mi fanno effetto strano. Ma come sembrano mani? Ti giuro. Ma con lo smalto dici? Non so che donne hai frequentato che sembrano mani. Dei primari. Piedi che sembrano mani, che cazzo è? Ti giuro, mi fanno effetto. Non sono abituato a vederle sui piedi lo smalto, quindi vedendolo sui piedi mi fa un effetto strano. Che cazzo di donne hai visto? Che sono uscite dal pasto nudo. Pasto nudo, top libro di Barrocks, film di Cronenberg. Erano scarafaggi, cose di è che ne so, tutte cose malformi c'è stato dentro quel film. Che cazzo ne sai? Lo sai. Allora, io comunque non ho un marranguro pronto qui, però ovviamente si può sfoderare soltanto in caso di sub belle pese. Allora, il 14 gennaio lo dovrai sfoderare per diversi motivi che non possiamo dire. quella sarà una cosa ovvia. Qua proprio. Solo se arriviamo a 50 sub con una botta. Propongo un contest.
un contest di quelle figure geometriche lì. Non è male, non è male. Sì, grazie, sì. UHS, grandissimo. Va bene, allora, tornando ad Ubisoft, guardate che cazzo hanno combinato. Bella Davide, mi saluti il mio compleanno. Grande Actin! Buon compleanno a te! Facciamo un grande compleanno a questo ragazzo che non è sub, che non ci si incula di mezza. Soprattutto che è lui. A te! Tanti auguri a te! E la sub a noi! Mi raccomando, fatti la sub come regalo di compleanno, trattati bene. Ah, come si chiamava? Actrix. Tanti auguri a te. Olè. It's good, my friend, ok, grazie mille per la sub. Ma che vi siete fumati? Già lo sapete qual è la risposta. Già lo sai, mi sono fumato questa. La risposta è... Stanchezza! Let's go! Sai che non hai dormito di oggi pomeriggio? Eh? No, mi sono... E io sì, mi sono fatto 4 ore. 15 minuti, poi mi ha svegliato, Coco. E quindi mi ha svegliato. Ragazzi, però mi sono allenato un'oretta fa, quindi sto bello, capito? Adrenalinico! Che ha fatto? Che ha fatto oggi? Ho fatto deltoidi posteriori. Grazie mille, King. Importantissimi da non saltare mai e femorali. Ho fatto tutta la parte posteriore, un po' di addominali. Dai, po' tutto quello che non si vede. Come metti di le soffiare dentro le cappelle, le devi succhiare. Ma che cazzo è stai giri? A giri, ma fammi una pompa. Grazie, Elon Musk. Grazie, Pierre. Allora, ce la faremo. Let's go. Bellissimo. Ufficiale Ubisoft. Vabbè, avranno pagato il buon Ken Lee. Beh, spero di sì, cazzo. Una roba bellissima. Proprietà della tua immagine sarebbe gravissimo. Grazie, Sintucci. Sarebbe stupenda sta cosa, cioè. Se la Ubisoft comunque non è la prima volta che fa queste pubblicità un po' particolari, però secondo me dovrebbe fare altre pubblicità al maestro, perché è fenomenale. Cioè, lui dovrebbe diventare veramente uno a cui dare molti soldi. Però secondo me no, sai, non l'hanno neanche menzionato. Dici di no. Guarda la descrizione, vedi? Non è stato cacato. Allora, se vuoi cacato, se vuole possiamo presentare quel nerd di Crovari. No, dico, ma chi quel... No, nerd, nel senso, ormai è una cosa positiva, nerd, proprio sei cool se ma sei nerd. L'hai fatto apposta per mandarmi un gancio, caro Dave? Certo che l'ho fatto apposta, certo. Io sono il re dei ganci. Let's go! Perché ricordiamo che il nostro avvocato è anche l'avvocato di... Dell'Atomo. Ciccio Gamer 89. Ciccio Gamer 89. Grazie, Alex. Sì, vero. Quindi il mio avvocato. Ci sarà un conflitto di interessi qualora Ciccio vuole querelarci. Quindi mi sento libero di dire Ciccio Gamer 89. Sei un... Devo dire una cosa a Camilla, scusate. Camilla, sei bellissima. Ciao, però ti fa la sub. Sì. Se no è macello. Per ma forza. Te lo dico proprio in amicizia. Grazie, Take. Amicizia. Sì, ma niente di personale, ovviamente. Però è così. Hai ragione. Ok, perfetto. Let's go. E falla sta sub, capito? Le difficoltà dei content creator. La cosa più difficile di essere un content creator: cercare di interagire nella maniera giusta col pubblico. Però è anche la parte più bella. Le idee, uno ce le ha, però poi le deve rendere simpatiche, le deve rendere comiche, no? Se no sono idee e basta. Gestire lo stress. Mandrake. C'è sta scritto il Mandrake. Quel nome casuale che metti. Roma proprio. Ma chi sei, Mandrake? Vabbè, magari sarà TikToker enorme che non conosciamo noi, per carità di Dio. È caduto il trapianto a Joker, se no. Il motturone nazionale, Gagliardo è tosto. Mentalmente. Soddisfare le aspettative del pubblico. A volte è un po' snervante perché cerchi sempre di fare del tuo meglio, però ovviamente il pubblico si abitua. Io vi seguo da 3 anni, 0 volte sub. E pensa che coglione. Oddio! Un gol alla porta. Caputo. Tona. Senti, c'è un alto rischio di diventare devastanti. No! Oddio mio! Madonna santa! Che agilità! Ah sì. Ma quanto c'è arrivato vicino? È arrivato vicinissimo, pensa spaccava l'obiettivo. È arrivato vicino alla a quella totale, porco due. No, rischiosissimo. Ragazzi, lo faccio con lo schiaffo a sinistra. Sì, la prossima volta
finita. Allora, faccio l'ultimo tentativo, faccio... però il problema è che ho queste scarpe qui, che c'è sta roba qua. Beh, faccia la soggettiva. Faccio leva quella. Tentativo. Beh, faccia la soggettiva così come si era. Dai, prova, provo a fare una. Fai come se gli dai in caccia uno, no, io faccio così. No, 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 la lo voglio superare. Ok. Metti la piazza. È tosto. Un rischio, un rischio. Allora, no, Davidi. No, Davidi, ma fatto. Secondo me è meglio di no. Assumere alla no. Ma costa tantissimo. È rischiosissimo, raga. Così si vede. Vai, vado. Guarda che telecamera, la prima volta che la famo vedere. Raga, costa 10.000 euro. Costa... Wow! Basta! Basta, Davide! Riuscivo tre volte! Più di 10.000 euro di oggetto tecnologico. Dai, oh. C'è stato. Sì, sì. Che non mi seppelliscono. Oddio mio. Ho avuto veramente paura per la telecamera. Sto con te. Oh, ragazzo, ti vuoi spaccato? Oddio, no. Ah, sì. Mamma mia, sì, spacchi lingue, ne buono. Ma che mi serve la cocaina a me, regà? Fatemi stancare. Tanto, bisogna rivette. Aspetta, Marco, ti metto questa così almeno puoi capire bene. Ok, vai. Sei incoglionito. Qua tocca portare avanti una trasmissione. Non avete capito? Qui si deve intrattenere con il nulla potenzialmente. Ma questa è la tipo circense, una che circense fisica e ma sì, era una citazione soprattutto un po' di follia. Per voi che siete amanti del wrestling, questa era Shawn Michaels. Ah, vedi. Vabbè. Allora Marco, adesso così, facciamo un test. Mi dovrai dire. Ti dico, quei 10 secondi è bastato. Si è sentita la puzza pure così. Ma non è vero, ma perché devi diventare cazzate? Se non mi credi, ma la vendono come il triplo, fatto del puzza. Cioè, va apprezzato il mio, assolutamente il mio triplo arco. Comunque, cioè, io l'apprezzo. Se avesse ste gambe così belle grosse, un'agilità notevole. Io l'apprezzo, solo che se lo apprezzo troppo, Gianluca lo sfrutterà per fumare. Cosa? Giustamente che mi distraggo. Se mi distraggo, guardalo. La Royal Rumble non è a 14k, no? Da mo che è scaduta, amico mio. Ma pure quando l'hai spenta puzza proprio quel coso, si è sentita. Comunque, ma se arriviamo a 14 ma la possiamo sei, anche non fare, non è un problema. 14 era Royal Rumble, ma a collo, ma a collo. Sì, ma a collo volentieri. Cioè quella è WWE però, quella, cioè se la vediamo così, in diretta. Certo, ovvio, ovvio, ovvio. Okay. Ma che agilità, tanto il forte poi arriva a Tekken 6 il 26 gennaio e perderei. Te faccio un culo così, madonna non mia, te apro. Non ricordo. Lo so, esatto. Quindi dove cazzo allora, vai? Ragazzi, 82 intanto io non ho solo Eddie Gordo, cioè Eddie Gordo sono io, quindi ovviamente lo uso spesso, ma io ho altri personaggi. Tipo? Il pugile a me piace molto anche. Ah, che è, come si chiama? Riku? No, non mi ricordo. Steve. Ah, Steve, come no, Steve come no, quello coi capelli. Che mi piace molto, che è un altro che coi calci la molla. Quindi andrò su loro e poi chiederò a questi ragazzacci di mandarmi comunque un Eddie con le mie fattezze. Ah, diciamo poco, ufficiale, ufficiale, DLC, ufficiale proprio la skin. Allora, Ciccio Gamer, che è stato mostrato poco fa, rompe sempre il cazzo. Perché mi merito io la skin su Fortnite? Io direi mi merito la skin su Tekken. Te la devi ancora guadagnare. Tra l'altro, noi abbiamo una rivincita che mi devi dare. Quella volta che vero, tu mi battesti al MOBA. De proprio de tanto così è partito. Quindi. Vero. Yoshimitsu... Marco Kitano sta vivendo un effetto placebo. Voi vero, conoscete l'effetto placebo, no? Lui è convinto di sentire la puzza. In realtà la puzza non c'è. No, adesso non è in effetto. Te lo sto a dire, ma l'ho fumata in macchina con Ivan. Se gli hai mandato là. Ma se l'ho appena iniziata e neanche tira ciao, bene Steven, ancora. Ma se te metti se inizia a fumare le 15, se impuzionisce del merda tutto comunque, te fumo. Perché fumo, sì. Indipendentemente. Ma che dobbiamo fare stasera? Non ho capito. Ma io sto fumando in maniera tranquilla. Io penso l'ho comprato apposta. Io l'ho detto live, infatti, per favore. Io l'ho comprato apposta per la mia salute. Stasera sto subendo uno stupro. No, ma te lo dico per bilaterale. Dire... Dai, raga, non mi fumare addosso. Così almeno se bilancia l'odore che questo è grazie, più buono. Grazie, Camilla! Oh, Camilla ha fatto la sub, oh, incredibile. Finalmente lo posso dire, sei proprio un pezzo di fregna, ma soprattutto... No. Ma se non faceva la sub non lo dicevi. No, ma no, ci rimanevamo male. Cioè, ha fatto la sub per così tanto tempo, grazie, poi non ce la fai più, Camilla. Guarda che te levo il saluto, te levo, Camilla. No, io già ho detto, è una bellissima ragazza a prescindere, anche se non l'ho mai vista sulla fiducia. Come non l'hai mai vista? No, che cazzo ne è? Ma certo, l'abbiamo vista. Ma chi? Camilla. Ma che Camilla? Si dava, sarei scopato a te. Ma no. Grazie. Vabbè, Domenico. Se mi vada la sub, Marra ve leva il saluto romano, io ve lo dico, eh. No, ma più che altro, cioè, quello che dico io è che ovviamente adesso è diventata non solo bellissima, ma anche eccezionalmente intelligente. È quella la cosa, quella, capito? Perché non è che uno nella vita deve sempre andare avanti con l'aspetto estetico. Cioè, è quello il grazie, fatto. Agimo. Io so di essere bellissimo, però non è che me ne compiaccio e basta. Basta con questo fumo! Dai, regà! Ma che sono la vostra puttana? Eh?
Ma pure smesso, Davide. Oddio, l'effetto bellissimo, la nuvola che passa così. Sembrava quasi in 3D, fatto un computer grafico. In questo momento mi sento come se avessi due piselli da una parte e dall'altra. Lo sai che mo con i cavi nuovi poi arriva quasi in sala musica, Gello? Aspetta che devi spicciarlo, è lungo. Il topic della live è questo, Greywolf. Siamo noi il topic, lo vuoi capire? E sei anche tu in questo momento, com'è Camilla? Basta! Qui non siamo su Dario Moccia Channel, hai capito? È bellissimo. Che devono avere i format per forza. Noi ma facciamo che quello che cazzo ci pare. Dai. Ma ti pensi di essere una live di Greenbaud? Ma torniamo a Mangaka! Torniamo a Mangaka. Fai vuole sempre un po' di più, giustamente. Creare sempre. Vuole un po' di più, eh? Oddio, che. Mangaka? La diva di Mangaka. Ah no, cazzo, la conosci, conosciamo pure. La diva di Mangaka, la conosci le persone. Era una battuta un po' squallidina. Rubinone, oh. Oh, Rubinone. Aspettate, raga. Ho fatto un patto con Rubino. Non posso più fare battute su lui. Ma no. Mai più. Ma quindi, questa è una cosa gravissima. La reazione mia persona a Rubino sarà questa. Di nuovo per andare avanti col tempo. Io ti direi essere un content creator. Abbiamo addirittura la scena aperta. Il patto è non fare battute. Le sto facendo in realtà. Dio mio. Ah! Vaffanculo, va. Ah! Era bellissima. Dio santo. Era bellissima. Io era l'avevo interpretata livelli. In un altro modo invece. Era su più livelli. Applauso a te stesso per non aver fatto battute. È triplice quella. Applauso a quello che ha detto che era una verità incontestabile e battuta. Madonna, ti dice bene male uomo, tu puoi fare i dead jokes perché sei papà, puoi fare le battute da papà. Ma veramente da fanculo stasera, ma che cazzo c'avete contro di me, oh? Ma veramente, ma che ho fatto stasera che mi cagate tutti il cazzo? È finita, sta vibrando, Allora, perché ti devi caricare di un sacco di responsabilità. Forse mantenere la costanza, che è la cosa importante, ma anche complicato, e andare a dormire presto. Sarà passo una tempi, signora di nome Costanza, lui praticamente questa. Ma io sei percato Daniela. Ma che cazzo sta succedendo oggi? Raga, io sono felicissimo. Fatemi sentire la mia amica Shifty. Io sono felicissimo oggi, ragazzi. 96. Sono proprio felice oggi. Per me inizia un nuovo Cerbero Podcast finalmente. Ah, non c'ho più il frenulo corto. Cioè, io ho sempre avuto il filo così corto che il massimo qua mi arrivava. Ma finalmente so. Pure io mi posso mettere comodo. Che bello. Io prometto che da oggi in poi parlerò nel microfono. Spiccia tutto che chiami, Carco. Ci ho messo 3 ore. Ma infatti, ragazzi, sputtanato durante la live di Dario Moccia. Cuori per questo stupendo lavoro. Mi hai sbugiardato davanti a tutte le persone. Solo perché l'ho detto da Dario, hai capito? Cioè, che hai detto da Dario? Ho detto Dave, che non parlo nel microfono. Dave è bravissimo, ha solo qualità, ha solo un difetto, non riesce a parlare in un podmic. Greve. E lui ovviamente ha scartato tutto. E giustamente solo oggi, dopo 4 anni di onorato lavoro qui al Cerbero, ha deciso di prendere questa scelta di usare bene il podmic. Però come la signora. Ma che emozione, regà, posso finalmente star comodo. Sì, io eviterei di mettere troppo peso qua sopra perché è un po'... Dici? No, più che altro perché è sempre un po' un macello. Ma io sì, sono leggero come un peto. Sono leggenda. È importante non concentrare il peso lì. No. Se non ce vai di peso... Sto con l'effetto seggiolino che scarica indietro il peso. Ma a me mi pare... Grazie a questa stupenda sedia Lino Sonego. Gait, l'altro giorno Gianluca ci ha smoccolato sopra. No, era quello di Dave. Quello di Dave. Confermo, sì. Sì. L'ho pure leccato ripetutamente. Hai scelto sì, il giorno peggiore. Come hai leccato? L'ho leccato, cioè. Hai scelto il giorno peggiore, sì. È una follia comunque fare quella cosa che hai fatto con i potmic. Comunque io prendo le vitamine, non so come state sempre a smoccolare che cosa. Io ho una salute di ferro. Fino ad oggi ancora... Tutti avete preso l'influenza, io sono stato l'unico a non fare neanche veramente un giorno di influenza. L'altro anno pure io a Regger. Da come devo grattare. Comunque ho debellato tutto, sto bene. Sto un fiore, raga, ho debellato tutto. Mi sento proprio bene. Sai da che lo capisco, Dave, dovrei ricordartelo. Riesco a fare Topolino. Auguro lo sai bene. Ho detto. Auguri, vecchie maniere, complimenti per aver superato il concorso di polizia, dai. Top. Ecco, l'ha diventato uno di loro. Beh, noi siamo il vitamina. Cosa? Guardie. Certo, c'ho pure la maglietta, guardie. Dico che siamo snitch, amici dei guardie. Vabbè. Ah, in realtà, ragazzi, è ecco, facile. Ma avete fatto zompare la mia amica. Ma l'hanno saltata loro. Mi avete fatto zompare la mia amica Shifty. Madonna, un salutone. Vabbè, ormai è andata così, non si può tornare indietro. Crifty? Ma com'è successo?
durano un millesimo di secondo. Crispy? Noi sostanzialmente non facciamo niente e guadagniamo un sacco di soldi. Provateci, fatelo tutti e se riuscite avrete tutta la mia stima. Cioè uno è onesto. Grande, sì. No, praticamente se, yeah. Allora, se tu ascolti bene, in realtà lui ha detto: noi non facciamo un cazzo e guadagniamo tantissimo, no? Però era una battuta, un po' complicata da capire, un po' criptica come affermazione, se ci fai caso. Magari lui fa così. Un sarcasmo. Sì. Magari, magari si sente di guadagnare più del dovuto dalla sua percezione personale. Questo è indubbio. La sindrome dell'impostore. Esatto. Ma non è una sindrome, è una fattualità. È l'impostore. Io quando mi cancellano un post su Instagram o su Facebook. Allora, in questo momento, Enrico, parliamoci chiaro. Io sono un dissidente che va contro il pensiero unico e mi scontro contro i grandi poteri economici, mediatici e politici. Grazie Pedini. A cui sono scomodo. E come me, tutte le persone in grado di dissenso e di sostenere la propria idea culturale, esistenziale, filosofica, politica, sono cancellate, licenziate, allontanate, emarginate dal pensiero unico, da questo sistema del politically correct, sistema che è la cancel culture, che è il nuovo modo di intendere l'esistenza, dove c'è soltanto il problema di un pianeta da difendere e di identità razziali e sessuali da eccitare perché rivendichino dei loro diritti. Tutto il resto è cancellato. Grazie e Fabio soprattutto Luna. Soprattutto quello che stimola la autonomia dell'essere umano, l'umanesimo, è nemico di questo sistema. Il fatto che io... Vabbè. Beh, non vedo errori. Allontanato non vedo errori. Per aver detto cose... No. Politicamente scorretto, era insultato minoranze o, no, o non valorizzato. No. Però... Sono un dissidente, ragazzi. Già la parola sono un dissidente ha già vinto le prime due parole. Silvestrino è poi un contraddittorio, regà, devo dire, di una potenza pazzesca. De tutto rispetto. Ad onore del vero è montato il video, dai, magari dopo. Eh sì. Hai montato Facebook del Cerbero. Ah, entrato sul gruppo Facebook del Cerbero. Buongiorno anche a lei, la conduttrice Mariem Moshiri della BBC News ha aperto l'edizione così. Ok. Twerkando. Live from London, this is BBC News. Britain's former Prime Minister Boris Johnson apologizes for the pain and loss suffered in the UK during the coronavirus pandemic. Ma poi diventa tutta seria, quello che... Amori, vedeva che stava pure a ride, stava. Ma sai, quel regista, c'era tipo col camera. Ma raga, è una gif di tutto rispetto. È bellissimo, sì sì. Fateci una gif, raga, a parte che già esiste. Veramente tipo Leonardo DiCaprio, no, sul set, che passa e saluta gli altri, poi... Sono il personaggio. Madonna, stupendo. Mia. Ragazzi, serie. Purtroppo è successa una cosa gravissima ad un nostro caro amico, non l'unica. No, no, avrete sicuramente Trump. Seguito la storia del un barista mi ha aggredito. Certo, il nostro più caro amico. Esatto. Con il conoscitore italiano che ha chiesto il bicchiere d'acqua. Bravo, ma è successo un altro fatto veramente tremendo, tremendo. Ah, un no. Tizio mi stava per... Oddio, cioè ci ho preso non volendo, io volevo dire una cosa che non c'entrava un cazzo, invece ci ho preso. Puntini, okay. Puntini. Puntini. Pensavo che era l'altro link, no? Ho detto una cosa che non c'entrava un cazzo, invece è lui, esatto. Ok, perfetto. Un tizio mi stava per... Un tizio mi voleva aggredire. Ma è già il secondo, alzalo un po' Marco gentilmente. Ma, è già come si fa ad aggredire una persona che si presenta in questo modo? Quale modo? Beh, con la sua eleganza, con il suo savoir-faire. Ma si è fatto parecchi nemici, eh? E di conseguenza ovviamente proporzionalmente tantissimo onore. Sì. Però sì, è pieno di nemici sto ragazzo. Perché una persona, anche lui è scomodo. Beh, certo, molto un dissidente, un dissidente. Dici perché sta un pillolito, dici? No, no, è un dissidente. No, ti sento, c'ha la pillola nera lui. Lui è un bello black pillato, eh. O red, o black. Secondo me okay, black. Red, perché non ha sì. Escluso l'equazione femminile completamente dalla sua esistenza. Lui ancora dici in corso red, si spera red, sì, non è black.
Vabbè, ci può sta. Dai, io mi stavo a tagliare, capo, perché ho notato una cosa. Fra le varie domande che chiedevi, io ce n'ho un'altra. Come fa a averci lo zuccotto che gli sta largo? Cioè, una cosa che non ho mai visto. Ho cercato lo zuccotto. È vero, è tipo sbrindellato. Sta largo. Secondo me, sì, non lo so. Secondo me sì, quel proverbio, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Secondo me l'ha detto, ci ha infilato il gatto. È veramente tipo una cosa così. Non la non gatta so per... quella vorella che sì, poi sugli occhiali. Sì, però è vero, è bello. Grazie di Gelupone. Grande Lupo! Ho rischiato di essere aggredito e di morire. Addirittura. Ce lo dice così. Ho rischiato di morire. Il conoscitore italiano poteva morire. No. Il conoscitore poteva morire. Ma greve, regà. Grevissimo. Madonna mia. Cazzo. Greve. Tutti utenti di YouTube da Leandro, conoscitore italiano. Ebbene, oggi io mi trovo qua perché devo affrontare un argomento molto delicato che purtroppo mi vede triste. Paretti con lenzuolino. Sei guarcone. Pochi giorni fa mi è successo / accaduto. Grazie Lore, 45 mesi, dai. Grazie, King. Dai, regà. Io stavo al supermercato, stavo facendo la spesa perché ovviamente mi alimento, no? Quindi ovviamente... Davvero? Guarda, conosciuto, non avrei mai detto, però grazie per la conferma. Ovviamente mi alimento, no? Grazie. Ma sai che non questione... pensavo che ne avesse bisogno io. Ma in effetti come dubbio ci sta, è lecito. Ovviamente inserisco degli alimenti all'interno della mia cavità orale, insomma, cioè nel senso assumo macro e micronutrienti. Sai che io quella volta che ho visto mangiare pensavo che lo faceva, diciamo, per conformarsi, e poi magari faceva come fanno le persone che non diciamo chi non possono mangiare, e poi doveva per forza tirar fuori con due dita in gola. Certo, perché ovviamente il suo organismo non funziona a nutrienti, certo, normali. Non accettare, dice. È basato sul carbonio. Bellissimo. Per integrarsi. Mangiare, perché non è che campiamo solo di aria, ma abbiamo bisogno di cibo. Grazie mille anche per questa informazione. 51 mesi, dai, King! Cioè, vedi, ragazzi, c'è tutte persone che oggi... si sabbano e c'hanno tutti sti numeri importanti, questi badge colorati importanti. Bravi, però, raga, che bello vedere. Non vedo cose. Drop belli grossi, cioè qua toccate nel marranguro, allora celato. Eh sì. Io volevo scatenare, però niente, allora va bene così, lo teniamo. Ci stanno tutti i presupposti. Teniamo a bada la bestia. Grazie mille, King. Dai, 7000 sub nel giro dei 20 minuti, penso sia il minimo. 7000 minimo, torna easy alle 7000, perché per colpa di quel coglione de moccia, 22, capito? Salti tre stream, 27, 24. Siamo iniziati, quindi comunque sì, 31. No, dai, è boss. 38. Capito? Qua è così, sta giostra. Salti tre stream, perdi 500 30. sub, capito? Come funziona il gioco qua. Cioè, quello che è sabato da meno tempo, che si è sabato negli ultimi 10 minuti, è sabato da due anni, regà, ma vi rendete conto? Che quel topolino, porco due, dai. Se va bene, regà, se va troppo bene. Capito il messaggio subliminale, ma molti hanno fatto effettivamente la sub offline. 35, Marino, porca troia, incredibile. Prima vado nel reparto frutta, prendo qualche arancia e qualche mela, dopodiché mi dirigo direttamente nel reparto della carne, della macelleria. A un certo punto un tizio di genere maschile, non vi dico neanche fisicamente come è fatto, neanche la descrizione vi fornisco perché altrimenti gli darei troppa importanza e secondo me non merita di avere importanza. Ma secondo me era ciccione. Dici perché lui l'ha detto con... in un modo. Sì, sì, grande detto in un Ziggy, grazie mille. Grazie, grazie. Un balenoide, un capodoglio. Hai visto sì che abbiamo messo qua adesso, no? Top. Tu sei quel coglione de conoscitore italiano? No, vabbè, no, sì, ma questo allora, no! Allora, ma diretto, dai, prima interazione. No, oh, no, grazie, Riccia. No, allora, no, ragazzi, no. Cioè, non va partiamo bene. Da un presupposto. O devo dire? E dillo, dai. No, dai, no, dillo. Dovevamo non dirlo, ma se proprio vedi, dillo, dai. Ascoltiamo un attimo. Impressioni, vi fornisco, perché altrimenti... Neanche fisicamente come è fatto, neanche la descrizione di fornisco perché non esiste. Perché non esiste, addio. Palese. Però potrebbe essere un classic troll del conoscitore.
Cioè che a fine video poi dice: ragazzi, comunque stavo scherzando, ovviamente. È roba molto brutta. Adesso cercherò comunque di non fare espressioni facciali sorridenti, altrimenti skippando il video si potrebbe notare questa cosa. Cosa che fa effettivamente. Ma più che altro perché mi sembra strano che uno gli vada sotto in questo modo. Cioè addirittura sei quel coglione del conoscitore italiano. Nessuno ha un'interazione così con un content creator dal vivo. Sì, manco fosse di Baby. Pure se sei Greenbound è proprio difficile che te capiti una cosa del genere. Oddio, no, grazie Greenbound, pensate sì, però Greenbound capita. Perché ha un pubblico più esteso, quindi certo. Sta più possibile che ci sia qualcuno che sia veramente matto. Sai che non che sicuramente qualcuno lo penserà. Qualcuno sì. Su Roma, e poi coglione. Vabbè, vediamo un attimo come va il racconto. Sono molto curioso a dir la verità. Altrimenti gli darei troppa importanza e secondo me non merita di avere importanza. Mi avvicina e mi fa: tu sei quel coglione deconoscitore italiano? Una domanda che a me francamente mi suona nuova, no? Perché? Perché in genere a me, quando mi fermano i fan, no? Dove mi trovo, per la strada, ma anche nei locali, nelle attività commerciali, non ho mai avuto una persona che mi abbia detto una parola. Attenzione! Oddio mio! 14! Che numero 14. Inusuale! È desueto! È desueto! Eccolo! Eccolo! Entra! 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 Allontana di Marco con lo zoom, allontanati! L'ho messo proprio! Non può entrare, allontana con lo zoom, Marco, allontanalo! Guarda che attraverso pure svenato! Mamma mia, ma che livelli stiamo qua! Guarda che roba! Non ti sforzare troppo, dopo sì, perché secondo me ne arriveranno più di 14, quindi non dai il tutto per tutto adesso, se no poi diventa troppo faticoso. A quanto siamo sul totale? 7000 è un ottimo. Tra l'altro, spoiler, non lo alleno mai direttamente il trapezio. Il trapezio si allena sempre. Vedi, non vuoi diventare troppo grosso. Facendo male i bicipiti, facendo male le spalle, quello è un grande classico. Pure io l'ho costruiti così, i miei due cannoni. No, perché sì, indirettamente è ovvio, sì, però non mi piace troppo da rilassato avercelo. Cioè, sembra che poi non hai collo, tipo diventi così. Poi essendo largo mi piace che sia tipo stampella bella larga, capito? Tutto bello illarghito così. Quelli senza collo è tremendo, sì, sì. Sì, quando vai un po' in cheating, capito? Se vuoi fare bei carichi su alzate laterali, ovviamente il trapezio si allena automaticamente da solo. Da solo. Infatti, io annuncio che non so perché stia succedendo tutto ciò, vedi? Non facendo la sub, te perdi sti momenti. È colpa tua, non di altre persone. Ho detto indirettamente, ma non so cosa cazzo significhi. Che non faccio esercizi specifici per il trapezio, ma chiaramente che ne so. Quando alleni il deltoide laterale, ti vai un po' sopra, comunque lo coinvolgi. Sì. Vabbè, detto questo, tutto ok? Sì, Lore, tu dovresti saperlo, mi conosci da 50 anni, grazie 96. Dai. Anche sui ristacchi. Straboni, buonasera. Fregna! Proprio usteria, capito? Fischio viscido, raga. Due. Apri OnlyFans. No, raga, io al massimo consegno materiale a mia moglie, non mi vado a diventare troppo ricco. Non è che posso fare competizione con Fedez, cioè almeno tra i due uno deve essere quello ricco nel podcast. Che fa OnlyFans? Certo. No, però è quello ricco. Okay. Dei due. Era proprio il fischio che faccio quando c'è una buona cucca. Vabbè, che calling clamoroso, cioè. Ma Marco è un catcaller. Grazie King, 17 ma mesi. Non gli piace. Sì. Sarei un limpo, ma non un complimento, esatto. Mica gli stai di a brutta. Porca madonna! Dai, non posso perdere la voce di nuovo. Grazie, non posso perdere. Vabbè, Matteone. Oddio mio. Entra. Ma sei un doppio. Entra. Entra. Entrano. Entrano. Non penso proprio. Vai indietro. Vai indietro, sai che non può entrare. Vai indietro. Oh. Guarda che roba. Guarda che robetta. Babba via, Matteo. Matteo che si deve sempre far riconoscere, Matteo, con queste giftate clamorose, Dio mio, guarda che roba, mo spacca tutto. Vado a spogliarsi. Non lo rompe, non lo spaccare il legno. Non spaccare il ceppo. No, non me lo posso spogliare. Tiette, che secondo me qua arriverà un'altra botta dopo. Io ho pure la panza ultimamente, quindi
fino a quando non mi rimetto non mi posso più spogliare. Uomo di pazzo, uomo di sostanza. Sono panzato. Come quello che Rubino gli faceva, gli piava male quando glielo dicevano. Che pazzo che è Matteo. Un vecchio pazzo. Porca troia, raga. Ma dove eravate? Da Dario Moccio. Da Dario, da Dario. Siamo tornati questa mattina con l'orario anche abbastanza, diciamo, militare, sì. Oserei dire, per i miei gusti. Calmiamo i bollenti spiriti. Ma che c'entra, Zighi? Mica siamo in ambito sessuale. Grazie, Cico. Mi dici qualcosa tu, forse? Rana. Grazie, Cioccorana. Matteo è un grande, Matteo è veramente Matteo, un grande. Matteo, goat assoluto. Vabbè, Matteo è un bel pazzo. Matteo, bel pazzo. Ogni mese si conferma il number one sub donator, sì, del Cerbero Podcast. No, grandissimo. Ma Matteo ha più soldi o Fedez? Secondo me Matteo. Matteo ha più soldi di Fedez. Ma stai a venire a Cerbero Party il 14 gennaio a Roma, a Largo Venue? Matteo, urge. Deve venire, Matteo. Ma io mi spero che non vengo. Se lo scopiamo, Matteo, se che scherzi? Vabbè, un bel bocchino glielo famo, dai. Vabbè, quello minimo, dai. Io sono Fedez, al secondo account di Fedez. Vedi. Questa situazione ha qualcosa di orgasmico, effettivamente. Ma sì, ma quello è un discorso di cognizione. Sì. Dai, dai. No, il coglione, oppure deficiente o altre parolacce. Bene, mi è capitato per la prima volta, pochi giorni fa, ripeto, che questo tizio, ripeto, non fornisco la descrizione, non vi dico se era alto, basso, magro, formoso, muscoloso, cicciotto, magro. Non vi dico nulla di lui, però vi dico soltanto che era di genere maschile. Biglietti, ma genere in maschile? Dovremmo riuscire forse fine settimana prossima. Penso, sì, se ci sbrighiamo. Abbiamo un attimo. Comunque a breve, grazie 23. Forse anche prima. Sì, insomma, ovviamente sbrigatevi. Sbrigatevi come al solito, perché sennò succede come il Samsara che poi va sold out e sta botta non c'è Rubino. Grazie mille, credo almeno. Grazie 3 che può rimediare i biglietti all'ultimo, quindi va piatta nel culo. Eh sì. Mi avvicina. No, VIP no, perché stiamo lavorando a un party successivo in cui ci sarà diciamo una formula VIP ancora più figa. Lo sapete che noi cerchiamo sempre di migliorare quello che diamo volta per volta, cioè non ci va di ripeterci, quindi avremo delle cose in più. Abbiamo già detto ci saranno i Futurio come residence band, quindi ci avremo la band sul palco fissa, oh yes. Poi faranno dei pezzi ovviamente di un certo tipo, oltre alla sigla, chiaramente altre cose che non vi spoileriamo. Ospiti ovviamente, compreso sicuro un ospite che non è mai stato al Cerbero e che nessuno si aspetta, sì, al Cerbero 90%, ma manca proprio l'ultima conferma al manager, ma comunque siamo diciamo in ottime situazioni, trattative. E niente, insomma, quindi sarà bella bombetta, prezzo fisso dovrebbe essere sui 25 come al solito, dai come il Sammasara. Questa domanda va bene? Io rispondo alla domanda in questione dicendo sì, sono io, ma perché? Perché mi dici questo? Cioè perché mi dici questo, no? La risposta che ho avuto è stata la seguente: perché te hai fatto un video, mi ha detto anche il titolo, no? Di cui non sono d'accordo con quello che dici, perché quella cosa che te dici in questo video che tu hai realizzato è una cosa che io ho, che io possiedo, quindi lo sai che ti potrei staccare anche la testa, vero? Mi sembra un po' palesemente costruita questa interazione. Ma conoscitore dona, non direbbe mai niente giusto. Allora, amore, nel senso, dona no. Se parliamo del 51 dei sub, cioè, ma poi Matteo si merita tutti i pompini del mondo. Cioè, vorrei vedere, top supporters. Capisco che il mio pompino vale, però non così tanto effettivamente, quindi lo farei ormai 50, anche per simpatia. Troppe, un pompino, dai. Lo sai che ti potrei anche appiccicare al muro, vero? Se non che lo vedo. Arriva vicinissimo a darmi un pugno, no, il suo pugno destro verso di me, io in maniera scaltra mi allontano da lui. L'ha schivato! Tipo Matrix! Tipo così, capito? Esatto, e l'altro era Ken Lee, tra l'altro. Bullet time. Questo microfono immagini, ormai quante volte si può usare. Ti immagini che era Ken Lee, l'altro tipo il colpo si sposta, sarebbe tipo l'incontro della storia. Allora, secondo me se la potrebbero battere per vedere chi è l'unico. Vi prego, fate con qualche quell'aspetto fisico. Fate qualche video, qualche animazione. Che parlo pure qualcosa che si assomigliano in qualcosina, dici? Sai? Dimmo che ci penso. Sono molleggiati tutti e due, sì, un po' bislunghi. Cioè, sono quasi identici. Secondo me uno che li conosce tutti e due vagamente potrebbe tranquillamente scambiarli. Secondo me hanno lo stesso ceppo genetico alla radice. Sono entrambi due replicanti. Dire, sono due replicanti, sono due grigi. Se sono attaccati tutti e due a sto ceppo quando si parla di genetica. Che non dirò la cronico del ceppo, non verrà detto. No, assolutamente no. Diciamo che repentina, scaltra,
ripeto di nuovo, riesco a svincolarmela, vado via, neanche lo saluto, lui pure si allontana e finisce neanche così. Neanche lo saluta. Nemmeno mi saluta. Voleva un pugno in faccia. Esatto, nascondi quelle tette e mi fai arrossire. Ma sei gay o sei una donna? Mi fa rossi, è lo stesso account che prima gli hai detto bella fregna, però quindi secondo me a prescindere si è sentito donna, anzi sentit preso in causa da un certo per sex effetti speciali te faccio te lamenti. Comunque è un buon odore questo, in effetti sì, quello sì. È buono, sì, ma anche questo c'ha un odore che non si no, sente in realtà sì, no, no. Però male, no, proprio buono, se la senti pure voi. Giganti cresciuta per le strade. Al momento, no, giusto, prego, eventualmente. No, no, no. Al momento giusto, eventualmente. 150 sub e parte nella mia testa sempre quel TikTok. Ma 100 sub pure, guarda. E la cantiamo però tutta con il video sotto a sta botta. Rimedio, ci può sta, a sta botta sì. La cantiamo tutta solo skippando Ornella Zocco, perché non è canzone quella, no, per me. No, non è male quello, no. Bello, ma poi me pazzerello. Ma bello, proprio, vabbè, io non la canto, poi fate come volete. No, vabbè, saltiamolo, è vero. La odio. No, sì, ma smoscia tutto, grazie 888. Sì, sì. Quanto le odio smoscia quei canzoni. Tutto, c'è Benny G che è fenomenale, cazzo, da una potenza proprio, ti fa amare la vita, poi in bocca Ornella Zocco e dici, mamma mia. Non hai mai capito quella collaborazione, proprio. Manco io. Io la trovo molto carina quella parte lì. Quella bello pazzerello. Vabbè, te de musica che ci vuoi capire. Ma a me fa ride perché sta tipo mia... un topo ragnita. È una persona particolare. Sì, però mi fa un po' ridere. Riello Canoro mi piace molto quella parte là. Oddio mio. Che era? La cosa è rischiosissima. Mi ha lanciato delle forbici. No, non te l'ho lanciate. Sono cadute, ma hanno la punta arrotondata. Dai, sì. L'attacco attacco batteriologico. Dave usa nebbia. Esatto. Se c'è l'audio che mi è successo e sono rimasto talmente amareggiato, talmente top 10 rimasti, che una sera ho realizzato una live raccontandovi tutto questo, va bene? Ecco. Ora il video incriminato non vi dico qual è, non vi dico il titolo, perché? Perché comunque c'è una privacy, come non vi parlo di questa persona, non vi fornisco una descrizione. Cioè, ora, sapete qual è il fatto? È che se tu vai a essere, cioè a dare una tua opinione, no? Una tua opinione, e la tua opinione è diversa da quella che ha questa persona qua, non va bene. Cioè, io in pratica il mio errore qual è stato? Il mio errore è stato quello di realizzare un video in cui io ho espresso la mia opinione, dove io ho detto che fare una determinata cosa, avere una determinata situazione, è per me sbagliato. Ok, per me è sbagliato. No, secondo codesta persona, uomo, ragazzo, fanciullo, io sono un testa di... sono un co... Perché? Perché questa persona... Poi già l'hai detto prima, cioè non è che devi censurarti adesso, però ok. Ma la monetizzazione poi viene compromessa. Certo, l'ha ripetuto già 4 volte, però okay. Bisogna campare, Va bene. La vede diversamente da me, in quanto questa persona ha quel qualcosa di cui ho parlato nel video, e quindi siccome ho fatto questa cosa qui, sono una persona da appiccicare al muro, e mi ha detto testuali parole: ti potrei anche staccare la testa. Ti potrei anche staccare la testa dal corpo. E comunque però avrebbe potuto. A casa mia, il video è la sfida con Porfo. Secondo me io sono stato minacciato. E lo dico tranquillamente e serenamente. Vabbè. No, non è una minaccia. Ti potrei anche staccare la testa. 25 mesi, mamma mia. Motte stacco la testa, non è una minaccia. Ti potrei. Semplicemente ed unicamente la mia opinione. Cioè io devo essere libero di esprimere la mia opinione. Ma quale ha espresso? Quale? Non ha neanche detto. Non lo può dire. Non può dire, ma no, perché sennò capiamo il soggetto in questione se ci dice l'argomento del video. Gianluca, qua non mi sei attento. Però... E allora vedi, è un ciccione. Ma non per forza. Ma se ci pensi, sto ciccione pure ha espresso la sua opinione, anche lui, ed essere libero. Ha detto, oh, sei un coglione, la sua opinione. Sì. E senza problemi di sorta. Invece sembra che oggi, come oggi, esprimere la propria opinione, esprimere il proprio punto di vista, dire che cosa ne pensi, dire che cosa una persona pensa di un determinato argomento, tra virgolette minacciato, e ha tentato anche di darmi un pugno. Okay. Ripeto, per fortuna al supermercato io sono stato bravo. E non è troll. Magari lo dice mo'. Ma dovrà farci altri video, secondo me. Postato, altrimenti quel simpatico personaggio mi avrebbe
preso e mi avrebbe colpito e quindi fatto del male. Iscrivetevi, commentate. Ciao. Greve, vabbè, se è andata veramente così mi dispiace enormemente, piena solidarietà al conoscitore. In caso Leandro, denuncialo assolutamente, tanto se è stato, se questa cosa è avvenuta all'interno di un supermercato ci sono le videocamere. Ma se per denunciare devi essere fettato, cioè devi aver fatto qualcosa, e denunci uno per aggressione diventa manco. Vabbè, minaccia. Soprattutto per fare una denuncia a una persona, quella persona deve esistere. Quanta voglia c'hanno di fare questo, di chiamare sti avvocati, queste querele, queste minacce. Ultimamente è diventata la moda di ti denuncio. La roba forense, come la vedi? C'hanno tutti sto software forense, no? Ma guarda che è pericolosissimo sto software forense. Zitti, io non dormo più sogni tranquilli. So che non registrano l'audio, però se vede se uno viene da te aggressivo e te prova a dare un cazzotto, da come l'ha descritta, no? Ma il movimento era talmente veloce, sia la schiava sia il pugno, che non so se è possibile percepirli dalle telecamere. Se lui, caso, non capirà. Penso sia facile vederlo dalla telecamera, poi quello che passa di soluzione. Ma poi capisci chi è dei due che è lì e chi è dei due proprio Bertone l'aggredito con l'aggressore. Sì, li converti ogni minuto. Ah, ragazzi, a proposito di esprimere la propria opinione, no, ma anche di corporatura, ho visto questo post di Matt Carus, no? Anche un po' pavido, okay, ed insinuo. Cosa ne pensate di questo cambiamento? Cioè, ho visto questo posto, ho detto, ma stai a fare davvero, zì? Mm-hmm. No, non so se si è capito. Nella mia testa ho pensato, ma stai a fare davvero, virgola, zì, sì? Punto interrogativo. Riferito a Matt Carus. Riferito a Matt Carus. Okay. Sam Smith è letteralmente passato da questo... a questo! Cosa sta succedendo? Ma saranno stracazzi suoi, d'accordissimo. Cioè, la stessa cosa che ho pensato io, ma che post è? Da uomo vero ha fallito, no. Ha venduto l'anima a Satana per andare virale con le sue canzoni. Ma forse questo è meme, peccato per lui, è l'unico vero, questo penso sia meme. Ma cioè, ti giuro, sì, semplicemente prima non era felice, ok. Beh, qualcuno lo critica per fortuna, però veramente, regà, ma che cazzo, mi spiegate questo video cosa significa? Lui lotta per contro il politicamente corretto in questo momento. No, mi spiegate cosa significa, seriamente, voglio dire. No, cioè, a me idea. Sembra che... Vabbè, sì, lui che ha sempre... Matt Carus penserà avrà sbattuta la testa. Ho capito, sì, però io, cioè, so che Matt Carus, ripeto, costantemente continua a dire no, perché è fisico, eh. Ok, però un conto è dire io vivo in maniera sana, avere un bel fisico... Vabbè, ma quando può era... aiutare per l'autostima... Ma allora così sta dando ragione a chiunque gli ha rotto il cazzo in passato quando non aveva il fisico che ha ora. Non si riferisce al fatto del fisico, eh? Non si riferisce al cambiamento fisico. No, quello era il primo step, dico io. E poi in più per il fatto di abbracciare la cultura LGBTQ+. Esatto, quello è l'altro step, infatti, che volevo dire. Però nel senso, cioè, ma saranno cazzi suoi. Ma cioè, c'è stato tutto sto filone de pazzi scatenati, mo che non fanno altro che intraprendere questa crociata di cui loro si fanno paladini contro la demascolinizzazione dell'uomo. Sì, ma ripeto, cioè, è bello un rincazzo da pensare alla vita. Io vorrei stare nei panni di queste persone. Io ho talmente tanti cazzi. Sì, ma poi, ma veramente, ma chi se ne frega di come si veste Sam Smith? O ma, quello sì, che, ma lui, cioè, poi non è quello che aveva anche detto che chi era vestito in giacca e cravatta veniva trattato male e messo, sì, da parte. Io anche vengo giudicato. Vengo giudicato. Chiunque viene giudicato, anche io in giacca Dio e cravatta. Santo. Che poi ne manco assolutamente vero. No, però, cioè, ragazzi, sto posto secondo me è anche pavido. Cioè, almeno solitamente lui ci mette la faccia, capito? Se pia la merda. Cioè, lo butta lì, capito? Che ne pensate? Cosa dobbiamo pensare? Saranno cazzi suoi se vuole mangiare e vestirsi così, no? Cosa dobbiamo pensare? Dio santo. Se tu domani ti ingrassassi, sarei autorizzato a prenderti per il culo? Ma io me ne ricorderò, e se mai Matt Carus avrà un crollo fisico, farò un post. Magna solo riso. Sì, mo segno, mo segno sull'Apple Watch. Facciamo il primo post condiviso su Instagram, sì, sì, tutti insieme. In occasione proprio su Matt Carus che si incinghialisce. Io non vedo l'ora che ti incinghialisci. Beh, allora non ragazzi, abbiamo mai preso in giro una persona grassa in vita nostra, quindi no, chi mai lo fa mi dà proprio fastidio. Ma mai, mai fatto, mai. Mi dà veramente fastidio. Ragazzi, è arrivato anche il momento di parlare di una colonna portante di Twitch Italia. Bello sto cagnolone. Un ragazzo molto, oddio, molto guarda, gentile. Guarda che bella sta Marco, foto. Hai scammato l'introduzione. Ah, il cagnolone, ma volevo, io volevo far finta. Io volevo dire, Zano, cosa hai fatto? Però arrivarci tipo dopo 10 minuti. Ho sentito cagnolone. Ma non abbiamo spoilerato già. Zanone, let's go. Che cosa vuole, aspetta, Zanone? Aspetta.
Sto cane è bellissimo. Volo vede bene la foto. No, volo vede bene. Volo vede bene la foto. È bellissimo. Ma sì, lo so che è bellissimo, però dobbiamo pensare alle cose importanti qui. Il povero Zano è stato vittima di truffa. Ah, cazzo. Di appropriazione indebita d'immagine. Oh, ma poi lo mettono a mezzo spessissimo su queste cose. E neanche era a dire. È già successo, bravo. E neanche a dire che è uno che fa sti format comunque legati alla ludopatia. Anche se FIFA, un minimo. Ne avevamo già parlato mesi fa. Sia di Zano che del Gabrone che di altri personaggi che vengono sfruttati loro malgrado. Allora, di schiavito. C'ha 20 centimetri in meno di te. Il maestro Dai, solo per l'Italia. Iniziare e ritirare 100 euro. Intesa San Paolo, palesemente 5-4-28 ricevuti più 45.000 euro. Saldo disponibile 52.903 euro. Ok. Reaction all'Italia, cioè, guarda come sale PayPal. Ma che è? Plinco, pling, pling. Ma questa pling. È la reale schermata di PayPal, quindi è tutto reale. Ah, perché vedi c'è Burger Place, 35 vedi, euro. Vedi, aveva pure comprato. Giusto, giusto. Nessuno sarebbe stato così accurato da mettere anche la spesa al delivery. Vero, perché vedi, c'è esattamente transport... così PayPal, se vedete proprio la cifra che fa così, sì, quando esatto. Ti arrivano i soldi. Vedi, ha preso tipo, che ne so, un bus sì, che sì, ha pagato 9 euro, poi si è fatto un Burger Kinghino, 35, si è iscritto a Plinko, che costa solo 10 euro, però poi ha fatto 25, 25, 25... Troppi particolari per 75.000 palesemente basta. Vero. Cioè paghi 10 euro e guadagni che è basta. Vero. Più 50 giros gratis scaricare. Giros. Quindi sono spagnoli Plinko Italia che hanno preso l'immagine del povero Zano. Zano, mi raccomando. Però vedi, sono pragmatici, eh. Sì. Do follow. Il testimone è talmente bello, perché hanno dovuto cambiarlo con Zano? Cioè, guarda sto bulldog. Secondo me l'hanno selezionato per quello Zano, perché hanno visto il cane. Esatto. Sono dog friendly. Vedi, boh, pure i spagnoli sono pragmatici. Vedi, c'hanno il cagnone e poi c'hanno tipo Indiana Jones Ultra sì. Giga Chad. Guarda che roba. Non è quello di... Oddio, come cazzo si chiama? Uno è Book of Ra, che sono tipo le slot famose, ah, no? Vero. E quello di Indiana Jones come cazzo si chiama? Ah, oddio, c'è giocava io al Joy Village. Io con questa merda, Dave. E io ci ho giocato un po' di volte, ma i classici 10 euro come va. Sì. Lo sapete io che cosa ne penso. Pragmaticos. Già mi sono espresso. Però me ne ricordo, erano quelle che c'erano all'epoca, sia quella di Indiana Jones sia quella del Faraone. Texas. Il Faraone. A proposito di truffe, Kevin Believe, Redivivo, mi hanno rubato... No, la vita 50.000 euro. Io pensavo la vita gli avevano rubato. Più di noi al Cerbero Party. E ce ne vuole, eh? Considerando il modo in cui erano stati guadagnati, sì. Poco male, però vabbè, mi dispiace comunque. No, nel senso mi dispiace per il fatto che comunque gli hanno rubati. È sempre una cosa brutta, rubare non si fa. Però non si fa, eh? Come erano stati guadagnati un po' così. Coi scherzi, dici. Però rubi, se rubi. Discapito di altre persone della rete pubblica. Sta a pensare. Però varrebbe la stessa cosa se tu rubi a un ladro. Robin Hood? No, quello rubava ai ricchi. Io dico Marco, rubare ai ricchi ladri. I ricchi sono ladri per definizione. È vero. Dai, Marco. Madonna mia, che bella frase. Anche inconsapevolmente. Sì, anche inconsapevolmente. Comunque Margo, io ho pensato invece che rubava a Lupin, che era ladro, quindi. Io no signal. Ecco, no, ci siamo. Ok. Hacker mi ha rubato oltre 50.000 euro. Ora vi starete chiedendo, Kevin, perché ridi? Vado a fumare una sigaretta. Non lo so nemmeno io in realtà. Però tenetevi forte, perché questa storia è pazza, folle, no, assurda. Mi alzo proprio, non è che mi tengo forte. Avvocati, polizia e chi più ne ha più ne metta. Oh, moderazione. Ma quanto cazzo ci mettete a bannare sto coglione? Questo sono 200 volte che chiudete sta live de merda. Chiudete sta live de merda. Credo sia meme. Ma non volete bannare a vita? Ma credo sia meme. Ma cioè sti cazzi. Poi nella richiesta di sban scriverà: stavo memando, stavo cagando. Ma fate gli fa sta scritta. Giusto. Porco due. A metà giugno 2023, quando su Facebook, oh, business manager
nuoto un accesso, un profilo nuovo chiamato Kevin Guzzetti 1. Dovete sapere che la gestione di Profound, please. Ad esempio, YouTube che hai account, canale gestisci. È tutto frammentato. E in quel periodo là, Meta aveva detto che si sarebbe passati dal Creator Studio al Business Manager. Quindi ci sarebbe stata questa migrazione di dati. Piccola precisazione, le prime settimane che mi hanno creato, io ho detto, boh, sarà una cosa passeggera, risolvono. Non pensavo che sarei arrivato a farci un video, quindi non ho ripreso, non ho fatto niente. In realtà non era a metà giugno, ma il 6 giugno alle 16 ho scritto al supporto che era apparso questo Kevin Guzzetti 1. Non avevo più permessi per guardare le informazioni, i pagamenti, fare nulla, ma che i video comunque stavano continuando a monetizzare. E che cosa fosse successo? Che mi risponde subito via mail dicendomi che si trattava di un doppione, di un bug, di stare tranquillo che nessuno era entrato nel mio business. Grazie Giacomo, 50 mesi. Sereno, continuo a lavorare. Qualche giorno dopo però... Non era garage, era un prank. Mi rubano un profilo. Ma scherzo al video? No, un prank a lui. Ok. I profili miei. Ovviamente il profilo era protetto con Authenticator, autenticazione a due fattori, con l'SSL. Era... Super protetto. Il problema è che me l'hanno rubato cambiando mail, cambiando numero di telefono e anche cliccando la mail che ti manda Meta per riavere il profilo. Era tutto inutile, come se il link fosse non funzionante. Quel profilo era ormai perso. Lì ho collegato che allora quel Kevin Guzzetti 1 non ero io, ma era l'hacker che si è finto me per non destare sospetti all'interno del business manager. Contatto immediatamente Meta e loro mi dicono che per sicurezza bloccavano i pagamenti, quindi la pagina continuava ad avere entrate, non avrei preso la mensilità. Però comunque potevo continuare a lavorare senza problemi. Mi hanno anche detto che il mio profilo hackerato era stato tolto da ovunque. Io cosa faccio? Mi fido e continuo a lavorare, anche perché da lì a qualche giorno sarebbe uscita la mia canzone dal titolo Big Life. E che dice? Che figa la mia vita. Skip, please. Skip, please. No, Dave, che succede? Mi puzza un po'. Ah, ho capito. Io sono affidato, Ma fai bene, forse, per sai. Definizione. Ma fai bene perché si sta parlando di Kevin Belief. Non lo so. Kevin Belief. No. Non lo so. Tu che dici, Davide Marra? Vediamo dove arrivare. Lei qua, tutto ok. Io credo sia stata la gufata della storia, perché il 14 luglio, giorno di uscita del brano, mi sveglio la mattina, apro Facebook e la pagina era completamente bianca. E lì ho capito che avevo perso letteralmente tutto. Ma era solo l'inizio di una catastrofe ben più grande. Piccola nota, ma non tanto piccola, è abbastanza importante, perché poi ci arriveremo. Una società terza collegata a Meta mi aveva proposto di portare i prank praticamente in esclusiva su Meta, dandogli tot video e tot esclusive. C'era dietro un contratto molto ben pagato, quindi ho detto ok, perché continuare a fare video su YouTube con una serie di limitazioni assurde quando posso farle lì? E la cosa non mi dispiaceva perché nello stesso periodo avevo deciso che avrei fatto una pausa da YouTube. Questo perché volevo smettere di portare gli scherzi, i prank, ma volevo portare dei video miei, quindi uscire dal personaggio dei prank, perché quello che vedete negli scherzi è un personaggio, io non sono. Ancora questa cazzo di ciao. Quindi non prova godimento a fare determinate interazioni di un certo tipo, è tutto un personaggio. Il lato Facebook. Ovviamente tutto è andato a puttana un giorno. Qui iniziano ad arrivare i primi problemi, perché l'hacker non solo si fingeva me, quindi prendeva i miei video da YouTube e da altre piattaforme e li ricaricava a manetta su Facebook, ma addirittura tramite la pagina ufficiale creava dei sottogruppi dove invitava le persone che mi seguivano, quindi fan più attivi o altro, tutto come funziona Facebook, per truffarle. Quindi da un lato cercava di monetizzare il più possibile, dall'altro invece truffava chi mi seguiva. La cosa è gravissima. Ha mandato a mezzo mondo lo screenshot in cui dice che... Ma la cosa più greve. Pagina è fuori controllo, di contattarlo in questo profilo qua che era hackerato, chiedendo soldi eccetera, ma non sono io che vado a ricattare i follower. Propongo di donare le sub e i gift di questa sera a Kevin Belief per aiuto contro gli hacker. Sono d'accordo con te.
Sono d'accordo con te. Pagargli il pacchetto full VIP dell'Iccardone, così gli studiano la password, fanno l'autenticazione. Entrambe le cose. Marco, tanto tu hai preso nota dei sub, donazioni e tutto, vero? Perfetto, ragazzi. Stasera faremo un bonifico istantaneo a Kevin Belli per aiutarlo. Dei soldi. Passerò la nottata a scrivere a tutti che non ero io, nel caso di contattare la banca. C'è tutto questo casino perché in Meta non fanno niente. 17 luglio, nessuno mi dava supporto. Io provavo ad aprire decine e decine di ticket con il supporto Facebook. Ogni volta mi rispondeva un nome diverso via mail. Il problema è che i messaggi erano gli stessi. O sono bot, o chi lavora in Meta ha un compito, ovvero fare copia e incolla in base alle situazioni con dei messaggi. Zero rapporti umani, zero comprensione. No, raga, ma veramente? Cioè, sono passati solo 5 minuti su 19. Porca percepiti, raga, percepiti, 40 minuti, veramente, 45. Percepiti, raga, no, c'ho i capelli bianchi, percepiti, cioè. A me una cosa già mi sembra poco credibile. Come fa a essere così noioso? Mamma a parte mia. Noioso, ma dico pure la situazione. Lui ti sembra un creator così forte in questo momento storico che Google e Meta solo litigano. Cioè, ti arriva Meta e te fa, ti faccio un contratto, se smetti di fare video su YouTube passa da noi. Ti dico, non so quante visual fa su Facebook, a dire la verità. Non so, io potrebbe farne parecchie. Legato a roba del passato, magari ancora forte, poi non l'ho mai seguito. Però se ci fai caso, tipo Story Impact fa una barca di visual su Facebook. Quanto fa lui su YouTube al momento? Andiamo a vedere. Boh. Non so proprio di. Questo è Facebook, per esempio. Eh? Secondo me su Facebook va molto forte. Mo guardiamo. Su YouTube così e così. Verifichiamo, però... va su video. Però come hanno fatto questi dei Meta, l'intuizione che da noi farà tanto. Video. Vediamo un po'. Guarda i visual. Secondo me su Facebook va forte. Condivisione 102, però non c'è... Vabbè, ma non c'è la lista, no? Questo è i più popolari. Mazzamo, però mi hanno rubato 50.000 euro. Ecco, vabbè, ha fatto 100k, 50k. Beh, 600k, no, va forte, zio. Sì, mazza, 457. Te lo so dire, va forte, ma lo sapevo perché su Facebook porca vanno sti video, eh. No, no, ma è credibile, può pure essere, non pensavo, perché non lo seguo. No, neanche io su infatti Facebook, quello però, verifica, è un nome del sappiamo. Passato, hai visto, molti sono andati a scendere. Sì, sì, però guarda che Facebook in realtà per certe cose, vabbè, alcune visual sono anche fasulle, diciamo, non le sue, perché poiché comprate, intendo, perché... spesso le gonfia in determinati periodi, ti dà come visualizzazione, soprattutto in passato che scorrevi nella home e te vedevi 70 video, ma in realtà ne vedevi zero, cioè passavi solo sopra. Quindi alcune visual magari vecchie sono anche accumulate. Però e di base c'è un sistema di calcolamento views pessimo, quindi ovviamente non 100k su Facebook non sono assolutamente equivalenti ai 100k su YouTube, ovviamente entrambi legit, intendo. Ma poi i prank stanno molto in target su Facebook, eh? Sì, diciamo, ma che ragazzi, l'impact fa dei numeri mostruosi. Il target di Facebook condivide io. Prank. Mm-hmm. Cosa chiedo io? Ma la cosa più greve... ma come l'hanno scoutato? Vuol dire che comunque... vuol dire che ma magari c'è, magari è partner già, che ne so, già c'ha qualche accordo con Meta, perché comunque hai visto c'ha il ticket, per esempio noi non ce l'abbiamo perché su Facebook non ci abbiamo un cazzo, sì, quindi secondo me può pure essere, per carità, zoom. Fa o più clicchino per de zoom, No, su YouTube così è così, insomma. Comunque su YouTube non è che stava a granché. No, quindi mi chiedo più che altro come l'abbiano scoutato, come questi hanno visto lui su YouTube, hanno fatto, ma sai che dico, famogli un'offerta con contratto pagato, col fisso. No, secondo me hanno visto che andava molto bene su Facebook e magari hanno detto fai esclusive qua. Cioè, può pure essere, non è una cosa assurda. Però se uno già condivide, già condivide dei video su Facebook, sempre gli fanno tante visual, senso ha fa un'esclusiva? Quello da quello che ha detto lui, gli avevano chiesto più video. Se non sbaglio, cioè più tipo una programmazione fissa, magari quindi Facebook sta attuando una strategia del genere con determinati content creator. Facebook, ma non vi guarderete dei Game Award perché non a Facebook cosa sia, in realtà. Serve pubblico. No, beh, comunque mi ha rotto il cazzo. Sto video, io ho detto, siccome okay, se fosse vero, a vedere l'epilogo. Ci dispiace, vai il volume. Ah, raga, ma che cazzo è? Facebook è un po' una cancarata. Ecco qua, volume che sta, vai. Pagina che non può monetizzare con dei video consigliati limitati è una pagina piena di segnalazioni praticamente distrutta, tra l'altro inattiva da mesi. Contatto subito il supporto live per dirgli guardate che voi manualmente mi avete bloccato la monetizzazione tot giorno per tutelarmi, potete risbloccarla perché adesso sono davvero io. E la loro risposta è stata ma no, ormai l'algoritmo ti ha identificato così, tu continua a pubblicare. Grazie, Marti. In costanza e vedrai che la monetizzazione ritornerà.
Come scusa? Eri daje con avvocati. Pare uno che c'ha un contatto d'esclusiva, no, o trattano così. Cioè, gli dico, ancora non ce l'aveva. Stavano credo. Aspettando. Ovvero, discorso soldi. Oltre a perdere le mensilità di Facebook, quello che stavo perdendo erano un sacco di collaborazioni con brand che avevo già organizzato mesi prima. E attenzione, qui la doppia fregatura, perché quando fai un contratto con un brand, nelle clausole c'è anche scritto che quando non rispetti i termini della collaborazione, sei tu che vai a pagare i danni all'azienda, perché giustamente loro hanno perso e investito tempo su di te e tu non hai rispettato gli accordi. Quindi non solo avevo perso le mensilità di Facebook, non solo avevo perso le collaborazioni, ma mi ritrovavo a dover pagare decine di migliaia di euro di praticamente multa. Verso Brambilla. Madonna. E la fortuna è stata che con tutti i brand, fatta eccezione che per uno, abbiamo risolto in maniera pacifica, hanno capito meno male la situazione. Questa cosa qui mi ha fatto perdere molti più soldi rispetto a quanto scritto nel titolo, perché la pagina era in costante crescita, mi arrivavano anche le comunicazioni da parte di Facebook che ogni mese mi superavo. Inevitabilmente sarebbero arrivati altri brand, quindi io ho calcolato solamente quello che ho perso e non quello che avrei potuto fare. E poi una cosa che mi mandava in bestia, letteralmente in bestia, era che la gente mi commentava sotto YouTube: ma sei ancora vivo? Ti hanno rapito gli alieni, sei morto? E le stesse cose me le commentavano su Facebook. Quindi cosa ho fatto io? Ho finto il mio rapimento, letteralmente, e a fine settembre ho tappezzato la mia città con dei manifesti che mi ritraevano come scomparso, rapito, e nulla, ho fatto credere alla città di essere stato rapito per poi annunciare il mio ritorno su YouTube. Lascio il video qua perché è simpatico e magari distraggo un attimo da questo video un po' troppo serio. Ma che cosa è legale sta cosa? È pure pericolosa come cosa. Procura d'allarme, non lo so. Sì. Surreale. Non so cosa sia, non so se, ma se può fare sta cosa. Magari becchi qualcuno che pure esce, dicevo, cerchiamo sto ragazzo. Ma non posso dire sinceramente. Toccherebbe sentire Cruari appena finisce di leggere One Piece. No, ma... fra 10 anni. Vabbè, ormai è nata così. Cruari, no, Cruari... come? Ma che titolo è? Porco allora, Dio, non si fanno figli. Anche io avevo letto questo. Ma per, chiudere, oddio, per chiudere questa live fenomenale. Avevo letto porco. Questo penso sia il titolo più bello che io abbia mai visto in tutta la mia vita. Porco Dio. Non si fanno figli? E meno male, cioè ragazzi, bellissimo. Ma con un titolo del genere, mamma, cosa potrebbe mai andare storto? È bellissimo. Poi guardate Porfo la Dio. Thumbnail, cioè Porfo Dio, è da paura. Come cazzo bellissimo. Gli è venuto in mente? Non lo so, come si sono uniti i due. Totalmente in tema con la sua lore. Geniale. Bellissimo. Bravissimo. E penso sia l'insulto forse anche peggiore. Ha superato qualsiasi mio titolo. Io mi impegno tutti i giorni a fare dei titoli interessanti, ma mi ha battuto proprio. Un bel pazzo. Non si fanno figli. E meno male. Porfo Iddio. Salve a tutti, utenti di YouTube. Non l'ha detto. Conoscitore italiano. Ebbene, oggi voglio trattare con voi un argomento che deve essere veramente analizzato dal profondo, che riguarda la abitudine che noi abbiamo di fare figli. Il riprodursi è un'attività che dal punto di vista biologico fa parte della vita, no? Perché cioè, negli ultimi video ci sta illustrando come funziona il corpo umano, capito? Insomma, dovete mangiare, alimentarvi, cibarvi, potete fare figli, figliare, insomma, accoppiarvi. Anche tenere... scienza, mo. Sì, progenie. Esatto, la prosecuzione della specie, insomma, de facto funzioniamo così. Mette il pene se dentro. Animale e o umano, prima o poi... Animale e o umano. Dice che sia destinato a fare figli. Alt, fermi tutti. Io non sono di questo parere, cioè per me è fondamentale che io non abbia figli, non voglio avere figli, perché non voglio dare schiavitù a un essere umano, non voglio, diciamo così, sapere e quindi dover scontrarmi con la morte che andrò eventualmente a sapere di mio figlio o di mia figlia. Va bene? Non credo che la verrai a sapere, così, figli, su due piedi. Essere single, ma... penso di salvo eccezioni, però nel senso morte, e sono felice, non è che non è la norma, anzi sono contentissimo di essere single. Per me essere single è la cosa più bella del mondo, non ho problemi di sorta, non ho
a chi devo andare a rendere conto, se esco con un amico o con un'amica non devo dire a mia moglie, compagna, ragazza, partner, guarda sto andando da Tizio, Caio e Sempronio, no, non devo dire niente a nessuno, posso essere libero, se di libertà si può trattare, va bene? E quindi non vedremo questi ibridi gatto-uomo apparire sulla terra. Vabbè, Italia, sta. Purtroppo mettono l'accento sulla... Allora, Marco, dovresti levare un attimo reaction. Sì. Devo mettere un video conclusivo di questa live meravigliosa. Non ti sei astratto da questo video e ne hai cercato sì, un altro. No, 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 perché... È qualcosa che si deve legare a questo video, immagino. No, no? L'ho trovato oggi pomeriggio e devo dire che va visto, secondo me, in chiusura. È brevissimo. È una piccola clip che ci dice molto sul senso della vita. E il video del conoscitore in realtà mi ha aiutato molto a fare questo passaggio mentale per capirlo istantaneamente. Grazie mille per la sub, chiunque tu sia. Ma se fino a poco tempo fa piangeva che... No, vabbè, adesso ragazzi non cominciamo con queste cose qui, eh. Vabbè, avrà cambiato idea. Ragazzi, adesso... il conoscitore non può sbagliare, per favore, eh. Ma poi lui è immortale, per quello non può vedere, non può far figli, poi gli vede morire, capito? Ah, quello è sempre brutto. Ma secondo me ha preso una decisione, si è accordato col genere femminile e sto arrivato, insomma, 50-50 di intenzione del non voler fare questa cosa. Vi prometto che non ingraviderò nessuna di voi. E loro hanno detto: guarda, ci può stare. Va bene. Sta cosa sa, accolliamo. Va bene. È stato tutto così. Con gli meglio esponenti così massimi del mondo femminile, tutte le femmine più illustri del pianeta Terra, penso, Rita Levi Montalcini. Che c'è stato? Hanno fatto un G8 femminile per discutere. Taylor Swift c'era sicuramente. Dimmi te da quando posso. Anto c'ho lo stream deck, tranquillo Marco, faccio dammi io. Dammi 3 secondi, conta fino a 3 Marco. Guarda, devi cliccare qua quando vuoi. Conta fino a 3 Marco. 3, punto G, no, no, 1, 2, 3. Prego. Ragazzi, noi ci vediamo domani a mezzogiorno per Mezzogiorno di Fuoco su YouTube. Vi lasciamo con questa perla, anche perché si collega alla live fatta da ieri con Dario Moccia. Sono stati citati entrambi in una cosa che ascolterete qui. Marco, appena finisce la clip, grazie Black. Appena finisce la clip, Marco, mandi l'outro, ok? Ci siamo? Siamo pronti. Ciao ragazzi. Siamo in Creative, quindi abbiamo materiali infiniti. Anima deciderà i materiali da utilizzare per la sua casa. Ti va bene a te? Uè, minchia. Costruiamo subito. Ti va bene a te o no? Però okay, io non pago le tasse. No, le tasse le pago io. Bella Everlong. Che squali? State arrivando! Bella! Strano, merda, dove cazzo sono nascosti? Tutti al bagno.